E dovremmo essere in diretta. Allora, io non sono un esperto di questa roba, è la prima volta che lo faccio. Sto anche provando a capire se riesco a vedere i commenti da tablet. Vi sembrerà strano, ma da quando adesso si sentirà l'audio. Non si sente l'audio bene, però i commenti li vedo. E dovremmo essere Ecco, come in non detto. diretta. Allora, io non sono un esperto di questa roba, è la prima Fantastico. volta che lo faccio. Sto anche provando. Ok, perfetto, sono riuscito a risistemare questa roba. Quindi, teoricamente, i commenti dovrei vederli qui. E invece dovrei essere in diretta qui. Fantastico. Su giù lo schermo non abbiamo mai usato OBS, o meglio, io non l'ho mai usato. Tra l'altro non vedo quante persone ci sono collegate in questo momento. Vabbè, ma cominciamo a parlare un po' del gioco. Vabbè, Vampire the Masquerade, mamma mia. Vampire the Masquerade, Coterie of New York. Che di fatto è stato il primo videogioco ispirato al gioco di ruolo Vampire the Masquerade a uscire dopo, guarda se mi viene in mente, Bloodlines era? Sì, Bloodlines mi pare, quello del 2003, se ricordo bene. Ciao Angelica, benvenuta. Era uscito che io ero tipo in quarta superiore, giù di lì. Ed era stato un successone, insomma, ne parlavano tutti, poi era buggatissimo all'inizio, l'ultimo videogioco, diciamo, strutturato dedicato a Vampire la Masquerade. E poi nel 2019, complice il fatto che nel 2018 la White Wolf avesse fatto uscire la quinta edizione di Vampire la Masquerade, buonasera M. Ah, ecco. Angelica dice bellissimo Bloodlines. Sì, era molto bello, nel senso che forse adesso è un po' invecchiato. Poi io non è che sia un espertone di videogiochi, è un po' di anni che non li bazzico tanto. Però aveva un sacco di sottomissioni. Oddio, sottomissioni, nel senso di subquest. Ed era molto carino, soprattutto l'estetica, diciamo, della città che era Los Angeles, la rendeva molto bene. Passava bene l'atmosfera di Vampire la Masquerade. Poi c'è da dire che chiaramente in un gioco d'azione, cioè alla fin fine menavi la gente più o meno, era quello che facevi, che non è propriamente quello che bisognerebbe fare quando si gioca a vampiri, stando alle dichiarazioni degli autori e anche, diciamo, i veri temi del gioco, diciamo, puntano altrove. Però è quello che spesso e volentieri nelle sessioni di gioco cartacee alcuni dicono Vampires and Dragons si fa, cioè in realtà si gioca a vampiri cercando di evitare i temi legati alla dannazione, all'umanità, all'essere un mostro e si incarna la versione più pop, più meno tematica, insomma, per cui gente che va in giro di notte con i superpoteri. Ecco, da questo punto di vista, Bloodlines arriva come visual novel e già qui è un bel cambiamento, nel senso che una visual novel di solito si concentra sulla storia, sui personaggi, cioè di fatto è un libro game, intendiamoci, è un libro game fatto a videogioco. E io questo gioco l'ho preso appena uscito, mi pare che fosse il 13 dicembre del 2019. In realtà avevo cominciato a giocarci, l'ho finito però i primi mesi del 2020 sfruttando un po' il lockdown, diciamo. E l'ho finito 3 volte con tutti e 3 i protagonisti. Adesso, diciamo così, sfruttando le sere libere, che in realtà non avrei, però cioè d'altronde se il tempo non te lo trovi, non lo trovi mai. E un po' beneficiando del fatto che il gioco sia stato tradotto in italiano, perché mi immagino fare un gameplay con il gioco in inglese, devi tradurre tutto al volo, diventa stressante ancora di più. Prendo la scusa, insomma, per rigiocarci, perché questo gioco ha tanti difetti, è poco interattivo, però ha un pregio, praticamente spiega molto bene l'ambientazione di vampiri. Potreste dire a un vostro amico col quale dovreste
o doveste, o dovrete, boh, non lo so, insomma, potreste dire a un vostro amico col quale doveste giocare una partita Vampiri la Masquerade, giocate a cioè gioca a Bloodlines, così capisci l'ambientazione. E la quinta edizione ha un'ambientazione ridotta rispetto alle altre quattro edizioni precedenti di Vampiri, e poter imparare l'ambientazione giocando un gioco è sicuramente un vantaggio. Ma al di là di questo, insomma, bando alle ciance, nuova partita scatta? Come scatta? Speriamo che non scatti. Allora, ci fa scegliere il clan, ci sono i Bruja, i Ventru e il Toreador. Io riprenderei Bruja, la mia vecchia scelta, nel senso che sono sempre stato un fan dei Bruja. Poi in realtà ho giocato il Tremere per una vita, per questioni legate ai live, ma leggiamo un po' Bruja, o Brua come dicono alcuni, penso che sia anche più corretto forse. La Feccia, che è il soprannome dei Bruja, si ribella contro il potere e si scatena contro l'autorità. Un uomo apparentemente insignificante ma con idee significative le si unirà stanotte. Scegliamo questo tizio, chiamiamo Liam. Prima sono andato su un generatore di nomi Tamarri per vampiri ed era uscita roba veramente da fumetto degli anni 90. E quello che mi ha, cioè, mi ha ispirato un Liam, che mi ha ricordato anche un Ausgard, anche se si scrive in maniera diversa. Facciamo così, dai. Siamo a New York. Il tizio bianco. Il gioco inizia con questa scena bellissima visuale sulla New York. Se andate sul sito del gioco, sviluppato da Draw Distance, che è una casa polacca, potete scaricare questi fondali come wallpapers. Punti di domanda, non sappiamo chi è, un lui o una lei, io lo so, sto cercando di dissimulare. New York mi ha insegnato a credere nel destino. Se mi avessi chiesto del fato quando ero ancora umano, ti avrei detto che si tratta solo di stronzate superstiziose, che siamo tutti artefici del nostro destino. Quel pensiero venne distrutto la notte in cui la donna più ricca degli Stati Uniti, la vera donna più ricca, non un volto che avresti potuto vedere sui giornali, ovviamente, affondò i denti nel mio collo. Ah, vabbè, qui richiama la classica retorica da vampiri, che praticamente i vampiri dominano l'umanità e la governano da secoli immemori. Può piacere o non piacere, sa un po' di edgy, era molto appropriato quando il gioco era uscito. Un po' crea cospirazionismo, alcuni lo trovano carini, ma noi andiamo avanti e vediamo che cosa salta fuori. È successo nello stesso punto dove sei tu ora, tra l'altro. Destino? A te la scelta. Tra puntini. Per favore, non c'è alcun bisogno di essere ostili. Ascolta solo un altro po'. Vedi, ho commesso l'errore di volare troppo vicino al sole. Il fatto che la mia punizione sia non vederne più la luce sembra azzeccato. Anche io ero incandescente, splendevo. Avevo tutto, denaro, bell'aspetto, sicurezza in me stesso. Interessante, eh? Gli italiani traducono al maschile. Contatti, uomini, donne. Una carriera ed una scintilla negli occhi. Dovremmo dire ai traduttori che la D eufonica non va se segue una vocale di timbro diverso. Vabbè, sto rompendo il cazzo, andiamo avanti. La stessa scintilla che devi avere dalla nascita. Ed ecco che qualcuno più potente di me vide la mia luce e pensò: non mi sta bene. Ah, ok, è arrivato anche Ken. Ciao Ken, buona serata. Un dirubo selvatico. Oh, il mio futuro master, dice Angelica. Ah, non lo so, si potrebbe organizzare qualcosa. Vediamo, magari appena se riesco a sopravvivere a ottobre. Mi piacerebbe ricominciare a giocare a vampiri. È un po', no, alla fine io sono un designer, un giocatore indie, però sono stato formato da vampiri più che da D&D. Nel bene e nel male, in realtà, però è un gioco che amo, se no non starei qui a fare
questo streaming, tra l'altro il primo streaming di videogiochi che faccio da solo, a parte un tentativo abortito con This War of Mine, ma lasciamo perdere. Allora, mi ha rubato quella luce interiore e al suo posto mi ha dato un luccichio debole ma persistente, decidendo che quest'ultimo sarebbe stato più adatto a me. Era un fratello di nona generazione. Allora, per chi non conosce vampiri, fratello uguale vampiro. Nona generazione, se l'antenato mitologico era Caino, ogni generazione di vampiri creati a partire da lui, somma uno, si considera vampiro la prima generazione, anche se dovrebbe essere la generazione zero, ma non rompiamo il cazzo. Francesco dice vampiri, peccati di gioventù. Eh sì, cioè potrei farci una puntata solo sulla mia storia con vampiri, ma l'avete già sentita altre volte, se seguite il podcast. E fondamentalmente la nona generazione, quindi sono la nona generazione di vampiri dopo Caino. Come te, quindi, questo figuro o questa figura. Si rivolge a questo personaggio misterioso e dice che è di nona generazione, è un indizio. Una super predatrice. Innanzitutto vuol dire che questo personaggio, a meno che abbia commesso diablerie, cioè si sia bevuto un altro vampiro fino a distruggerlo e succhiare di l'anima, dovrebbe essere di decima generazione. Le deve essere piaciuto insegnare a me, l'apice dell'eccellenza umana. Il mio vero posto nella catena alimentare. Se la tira un sacco, cioè che Matteo Renzi della situazione. È davvero difficile sopportare uno sbruffone altezzoso quando sai chi è veramente. La tentazione di dargli una lezione è quasi impossibile da ignorare, non è così? Ecco, la lezione del mio sire si basava sul destino. Il sire è il vampiro che crea un altro vampiro. Un messaggio che diceva: sarai per sempre destinato a sottostare al volere dei tuoi superiori. Mi ha quasi portato a mettere fine alla mia esistenza. Ventru sicuro. Ken suppone che siamo Ventru perché è altezzoso. Lo vedremo alla fine del gioco. Ciò che mi ha salvato è stata la capacità di reinterpretare i suoi insegnamenti. Il suo messaggio non era di sciagura, ma di speranza. Il destino esiste, chiunque può cambiarlo con gli strumenti giusti. Tra l'altro, questo gioco è ambientato a New York e si rifà al supplemento New York by Night, che è uscito nel 2001 a settembre, la settimana dopo gli attentati dell'11 settembre. Quindi il supplemento è vecchio, è a 20 anni. Quando è uscito il gioco ne aveva, quanti? 19? No, 18. E però il gioco aggiorna l'ambientazione di New York, il videogioco la aggiorna. Vi ricordo che tutta la roba che c'è in questo videogioco è canon, cioè la White Wall ci ha messo il timbrino. E tant'è che se avete letto e giocato quel supplemento troverete dei volti noti in questo videogioco. Il mio sire non pensava che i miei strumenti fossero adeguati, li considerava giocattoli e vedeva me come solo il suo buffo servitore. Beh, ora è morta e sepolta, e io sono ancora qui. Ed io, mamma mia, le eufoniche. Tra l'altro, notate che parla della sua sire al femminile, ma lo chiama il suo sire. Quindi evidentemente hanno deciso di tradurre sire al maschile, cioè nel senso considerare sire maschile e non la sire, che è una cosa che ho visto in tutta la mia esperienza di vampiri, insomma. Beh, ora è morta e sepolta ed io sono ancora qui, in piedi nello stesso punto dove la incontrai per la prima volta. Oh, se era qui, siamo in un grattacielo, o qua c'era un edificio che è stato abbattuto, è stato fatto un grattacielo, oppure il grattacielo era già stato edificato e quindi questo vampiro non è così vecchio. Dice Ken, un sacco di romandi, sì, ce ne sono parecchi, vedrai che ce ne saranno ancora degli altri. Ti starai forse chiedendo su come abbia saputo del tuo arrivo al JFK Airport.
Ovviamente la mia risposta è destino, per una strana coincidenza. Oggi è... Ah, per una strana coincidenza... Mamma mia, per una strana coincidenza, oggi è proprio il giorno in cui uno dei miei soci era incaricato di controllare le bare. Trasportarti qui direttamente dall'aereo e farti destare in un luogo completamente diverso da quello che ti aspettavi è stato un gesto disperato. E per questo mi scuso. Ma le tue visite a New York sono così rare. 3 volte negli ultimi 15 anni, giusto? E non ne ho mai pensato di informarmi del tuo arrivo. Capisco che tu debba ancora partecipare all'incontro di stanotte sulla 53esima strada, quindi ti fornirò un passaggio in un mezzo confortevole. Non fraintendere, ho molto a cuore il nostro rapporto. Ma è proprio perché mi sta a cuore che ho bisogno che tu ripaghi il favore che mi devi. Sei la sola persona che credo sia capace di portare a compimento il lavoro e senza attirare attenzioni indesiderate. Ora, nella società dei vampiri, i fratelli, la moneta di scambio sono i favori. Io faccio un favore a te e tu me lo devi restituire, altrimenti la tua reputazione è distrutta. Quindi questo vampiro oscuro può riscuotere un favore nei confronti della persona a cui stai parlando, che ovviamente noi non sappiamo chi sia. Potresti credermi un folle per averti chiesto di infrangere le regole della nostra società in questo modo. Potresti pensare che sia impossibile farlo senza essere puniti. Cosa gli starà mai chiedendo? Di distruggere un vampiro? O di crearne uno? Che sono cose che non si possono fare se non con il permesso del vampiro più potente della città, il principe. Chissà se lo scopriremo a breve, non mi ricordo sinceramente se lo dice. Ma questa è New York. Non so se si possa dire lo stesso di altre città, ma qui il destino esiste davvero con l'apostrofo. Ragazzi, revisione del testo, dovrò mandare un'email ad Low Distance. E adesso ti sorride. È così che tutto ha inizio. Questa specie di occhio fumescente, boh, fumescente si può dire, non lo so. Andiamo avanti. La musica è martellante e il tuo battito ne segue il ritmo. Nonostante ti sentissi morto dentro all'inizio, questa si è rivelata essere una di quelle notti che ti fanno sentire vivo. Tra l'altro, guardate che tamarrata sta discoteca, questi busti. Mi piacciono un sacco gli scenari, sono, cioè, la cosa più bella del gioco, forse. Il che, cioè, voi mi direste, ma non dovrebbe essere la storia. Ah, la storia alti e bassi, però, boh, non lo so, questi scenari animati, anche la colonna sonora è molto carina. È vero, è iniziata con una rottura difficile, e la consapevolezza di non avere nessuno con cui parlare di quanto brutta sia stata. Ti ha pesantemente colpito, ma hai deciso di fare buon viso a cattivo gioco. Sta parlando di una rottura in una storia d'amore. Mi chiede Ken se ho scelto il Brugia. Sì, ovviamente, perché ogni personaggio ha una scena di abbraccio diversa. Spoiler di 5 minuti. Questa è una scena d'abbraccio. Braccio uguale creazione del vampiro, lo dico per chi non conoscesse l'ambientazione di vampiri. E dice Ken che i fondali sono bellissimi, sono d'accordo, sono stupendi. Quelli di Coterie of New York sono belli, forse quelli di Shadows of New York sono ancora più belli. Che Shadows of New York è lo spin-off, è un gioco a parte, ha un'altra protagonista, la storia è più fissa, ma la storia è anche molto più bella. Dopo una rapida ricerca di eventi su Facebook, hai trovato la cura al tuo malessere. Un breve tragitto in metro e raggiungi il Dumbo. Dumbo. Come si pronuncia in inglese? Dumbo, credo. Non è certamente un locale alla moda. Non è niente di più di un magazzino leggermente risistemato, ma i drink costano poco. Il DJ sembra sapere il fatto suo, alternando brani techno industrial a classici commerciali, dando al locale una bella atmosfera. Passa un'ora, poi due.
Sì, Candy c'è un DLC standalone molto bello, Shadows of New York. Ora, non è un DLC perché non lo scarichi con questo gioco, lo compri proprio come gioco a parte. Invece di DLC per Coterie of New York ce ne sono due, così come anche per Shadows of New York, e sono la colonna sonora e l'artbook. Cioè, la colonna sonora è molto bella, cioè. Se siete di quelli che amano tenere sotto le colonne sonore mentre scrivono, oppure vi serve una colonna sonora carina per le sessioni di vampiri, effettivamente, cioè, sono molto belle. Io ho il volume dell'audio molto basso perché sennò non mi sentite, però spero che riusciate un po' a sentirlo. E l'altro è l'artbook, tra l'altro fanno vedere come hanno creato i fondali i personaggi, c'è un commentario che è molto carino. Se volete sostenere la draw distance, insomma, potete valutare di comprare l'edizione deluxe dell'Axe, mamma mia. Passa un'ora, poi due. Ci si sentirebbe strani a venire in un posto così da soli, ma senti qualcosa di rilassante nell'unirti alla folla, mischiandoti con essa, anche mentre lasci che il ritmo si impossessi di te. Sudore. Il tuo, degli altri, impregna la tua maglietta e i tuoi pantaloni in un attimo. Ti ritrovi a pensare una cosa. Da fuori, l'aria densa del locale deve avere un odore terribile, ma qui, nel mezzo della mischia, è inebriante. E non ti sei ancora impasticcato, ma complimenti, il protagonista fa uso di sostanze stupefacenti. C'è questa tipa latina le cui curve sono accentuate dai vestiti aderenti e che continua a urtarti. Qualcosa ti dice che non sia accidentale. È una bella notte, speri non finisca mai, perché sai cosa ti aspetta domani. Svegliarsi, vestirsi per andare a lavoro, il viaggio sui mezzi, quel lavoro ripetitivo che ti farà guardare solo i soldi necessari a fine mese per pagare l'affitto e continuare a vivere in quel buco troppo costoso del tuo appartamento. Tra l'altro è New York, quindi costeranno un sacco gli affitti. E senza Jessica lo pagherai tutto di tasca tua. Jessica, la sua compagna, hanno rotto, quindi adesso vive da solo in casa e ci sta rivelando cose, no? Show don't tell, una tecnica di narrazione. Qualche calcolo mentale ti porta subito a rimpiangere la tua decisione di essere uscito questa sera in un locale. Lasciamo perdere. Noti nuovamente la tipa latina. Si è avvicinata ad un altro tizio e ci stanno dando dentro. La tua chance di non andare a letto da solo svanita in un attimo. Cazzo. Con il tuo amore temporaneamente a terra, lasci la pista da ballo. Entri nel bagno lurido, ti guardi allo specchio e ti lavi la faccia, ossessivamente. Ancora e ancora. Echi di una voce passata attraversano la tua mente. Jessica, non mi sono mai sentita così con nessuno, davvero, lo giuro. Mi sento come se le mie altre storie siano solo state prove, uno stupido modo di compensare la mia scarsa autostima. Citizen Slay, Cobalt Blue, un gruppo che non conosco. Ma stavolta è diverso, finalmente. Sta zitta, Jess. Questa è stata la giornata più folle della mia vita. Dio, ho bisogno di una sigaretta, passa l'accendino. Che significa? I poliziotti hanno preso l'accendino, ne hai uno in bocca. Chiudi quella cazzo di bocca. Questa non sei tu, non più. Fanculo, sei sempre il solito. Ti comporti come la brutta copia di Clint Eastwood quando ho davvero, davvero bisogno che tu ti apra con me. Credi di impressionare le persone facendo il duro. Vaffanculo, io so quanto stai male. Hai bisogno di aiuto. Ecco, questa è la Jessica di stamani. Alzi la testa e ti guardi allo specchio. Cerchi di sorridere.
ma l'unica espressione di cui sei capace è un ghignoto commiserevole. Ed eccola, la ragazza di prima. Tadan, Latina? Ti dice che hai l'aspetto di qualcuno che ha bisogno di un drink. Esiti qualche secondo e sputi fuori un sorprendentemente entusiasta. Sì. Parlate. Le piace la politica. Tu sei ansioso di compiacerla. Sarei pure un misero impiegato, ma passi le tue serate leggendo teoria, vera teoria. Non quei tweet bastardizzati e ti mobiliti per qualsiasi tipo di causa online. Lo status quo fa schifo, ci deve pure essere qualcosa di meglio. Lei è d'accordo. D'altronde, nel senso, tu sei un Bruja, e per quanto la quinta edizione non ricalchi gli stereotipi, i Bruja tendono ad abbracciare persone che sono dei rivoluzionari in qualche modo, delle persone impetuose, con un fuoco dentro. Sembrate avere ideali politici comuni, condividete opinioni simili sugli errori delle DSA. Sono sincero, non so che cosa voglia dire DSA, cioè per me i DSA sono i disturbi specifici dell'apprendimento, non so cos'altro siano le DSA. Seguite addirittura gli stessi canali YouTube, i vostri obiettivi sono allineati. Lei è un po' più radicale di quanto pensassi. Sei stato ad alcuni raduni, hai partecipato ad alcune proteste, ma sembra che questa ragazza abbia spaccato qualche faccia e tirato più di un paio di calci nelle palle a qualche poliziotto nel corso della sua carriera d'attivista. Il suo zelo è contagioso. Tocca una rabbia repressa che non sapevi di avere. Il locale è affollato, vi stufa e uscite fuori. Well, io ho scelto il Bruja, questa è palesemente la sua sire futura e lui è palesemente mosso da lei in maniere che non pensava. Molto probabilmente è sotto effetto di ascendente. Tra l'altro l'ascendente nella quinta edizione, livello base, quello che affascina, è di fatto una disciplina passiva, cioè tutti i tuoi tiri di quel tipo vengono, come dire, ottieni un bonus in dadi. E palesemente in questo caso, quindi la disciplina usata narrativamente, il personaggio è sotto effetto di ascendente. Disciplina uguale per chi non conoscesse vampiri, potere magico dei vampiri. M chiede che vuol dire che la quinta abbandona gli stereotipi? Non farò più in tempo a giocarli allora. Ora purtroppo Vampiri nasce in una temperie culturale di anni 90, dove un sacco di clan sono su base etnica e quindi di fatto ha una visione molto razzista, molto stigmatizzante di alcune minoranze. Tanto per intenderci, i Setiti sono egiziani pagani, i Giovanni sono italiani trombamarade necromanti mafiosi, i Ravno sono zingari ladri, cioè non era accettabile far uscire un prodotto del genere nel 2018. E poi veramente la comunità di vampiri è molto tossica da questo punto di vista, cioè non sa veramente districarsi con gli stereotipi e gli stereotipi che fanno male alle persone e che fanno male anche al gioco, nel senso che, cioè, che cosa può esserci mai di interessante nel giocare un Ravno o un Bruja stereotipato? E allora la quinta edizione fa di tutto per rompere questi stereotipi. Ti dà più che altro l'idea, tu stai giocando un vampiro, una persona. E questa persona ha un clan che, ok, è una società nel quale lui si è trovato all'interno di un'altra società, quella vampirica, che poi è divisa a sua volta. E la quinta edizione fa questo lavoro molto meglio. I clan sono degli archetipi, sono degli spunti che tu puoi seguire o non seguire e giocare dentro e fuori di essi in maniera molto più creativa di quanto non fosse nelle precedenti edizioni. Questa cosa è molto molto più interessante da giocare e molto molto più sana per la comunità dei giocatori. Ecco che cosa intendevo. Ken dice stereotipi a pala, sì, cioè a livello vergognoso, poi è chiaro che non voglio giudicare in maniera severa un gioco che magari è uscito nel 91.
o già nei primi anni 2000, quando la sensibilità era anche diversa. Però io, che ho giocato a Vampiri per tanti anni, ho notato che la community era molto tossica da questo punto di vista. E a me dava molto fastidio il fatto che nei manuali dicessero: eh no, ma questi sono solo spunti, non sono stereotipi, e poi in realtà non facevano nient'altro che ricalcare gli stereotipi nei manuali, e poi di conseguenza a cascata i giocatori non facevano nient'altro che ricalcare stereotipi, uscendosene con frasi tipo un Bruja, un Ventru, un Setiga non farebbe mai una cosa del genere. Oh, parliamo del tuo personaggio, non di una roba ideale che non esiste. Candice ha fatto delle cose molto interessanti per allontanarsi da quello che era, ma non abbastanza, secondo me. Allora, alla fin fine io posso solo darti il mio parere. Secondo me ci è riuscito abbastanza. Non so se sia abbastanza per chi magari ha una sensibilità, più spiccata o conosce meglio questi temi. Per me il vero problema della quinta edizione non è come ha trattato certi temi. Certo, ci sono state delle gaffe, e più che altro il fatto che le regole, nonostante i grossi passi in avanti, siano comunque ancora molto problematiche, molto tradizionali, nella maniera, insomma, più stupida possibile. Cioè, ci erano tante cose che si potevano fare più coraggiose e non sono state fatte. E il gioco ne avrebbe veramente, veramente beneficiato. Bevo un attimo. Su questo tema del come valuto la quinta edizione dal punto di vista delle regole, ho fatto una serie di post sulla pagina di Morgan Gabe in collaborazione con Chiara e Giuseppe. Li potete recuperare cercando Vampire the Masquerade sulla pagina Morgan Gabe. Oppure potete andare sul mio sito, li ho riportati anche sul mio blog, geekonthewall.eu, tanto se siete su Facebook lo recuperate facilmente. Ci sono le categorie per cui i post di vampiri li trovate facilmente. Vado avanti. Il suo zelo è contagioso. Ah no, l'avevo già letto. Andiamo avanti. Mentre vi avviate, il DJ fa partire All the Things She Said delle Tattoo. Ammetto ignoranza, io non so che canzone sia. Ovviamente. Ridacchi tra te e te, cercando di stare lontano da cattivi ricordi. Lei ride con te. Fa freddo fuori, ma presto ti ritrovi troppo preso dalla sua voce per curarti di tutto il resto. Notate come si è affascinato da lei in maniera soprannaturale. La community dice Alessandro era, forse lo ancora, non lo so, estremamente tossica. Spesso e volentieri giocatori prime donne superficiali. Allora sì, allora non voglio fare di tutta l'erba un fascio. C'erano persone anche molto mature che si sforzavano attivamente di non rendere la community così tossica, però purtroppo la media era molto bassa. Io ne ho fatto parte per diversi anni e ancora adesso se frequentate alcuni ambienti di vampiri, insomma, c'è. Come dire, noterete un certo cringe. La cosa è un po' triste perché all'inizio Vampiri è uscito nel 91, la prima edizione. Era un gioco molto inclusivo rispetto ad alcune minoranze. Per esempio, la quantità di donne che si approcciarono al gioco di ruolo attraverso Vampiri era altissima, no? Poi pescava a piene mani dalla sottocultura goth. E poi il gioco, vabbè, aveva questi temi oscuri, la moralità, l'umanità, l'orrore intimo, per cui era una roba più, diciamo, che poteva sollecitare gusti diversi rispetto a quelli che venivano da D&D, che magari c'erano arrivati attraverso i wargame. E tra l'altro era anche abbastanza queer friendly all'inizio, e aveva attirato, mi dicono, perché poi io in realtà non, nel 91 non ci giocavo a Vampiri. Mi dicono che appunto molte persone che in qualche modo erano sotto l'ombrello LGBT si trovarono un po' a casa per vari temi che il gioco affrontava, varie metafore che loro rivedevano nella loro esperienza. Poi c'erano alcuni personaggi iconici che erano proprio dichiaratamente queer o
oppure che palesemente strizzavano l'occhio alla comunità queer. E poi nel tempo mi dicono che, cioè mi dicono e poi me ne accorgo anch'io in realtà, che ovviamente è diventato sempre meno attento a queste cose, sempre più sbrone, ha alimentato il lato più tossico, diciamo, della comunità. E con la quinta edizione invece ho visto un po' la volontà di cercare di fare un po' di pulizia. Allora, M dice, ho capito in che senso, tuttavia voglio precisare che non sono riuscito a giocarlo mai. Acquistai Secoli Bui dell'edizione precedente, ma non sono riuscito a giocare neanche quello. Sì, tra l'altro, l'edizione precedente, immagino che tu intendessi la seconda edizione, che allora è la prima edizione dei Secoli Bui ed è basata sulla seconda edizione di Vampiri la Masquerade, quello ambientato nei tempi moderni. E credo che fosse stato pubblicato nel 97, anche in inglese, e in italiano era stato pubblicato da Strate Libri, cioè quel manuale io lo adoravo. Tra l'altro a me piaceva molto di più Secoli Bui quando ero, diciamo, adolescente. Ci ho giocato e mi piaceva un sacco, vabbè, ma diciamo, al di là di questo, insomma, andiamo avanti. Alessandro dice: Totally Agree era un gioco progressista, inclusivo, ma è finito in pasto a giocatori che mediamente non l'hanno mai capito davvero. È verissimo. Io ero uno di quelli, non è che voglio fare il brillante. Anche se in realtà mi aveva attirato per i temi oscuri legati appunto all'umanità, però avevo ancora troppo quell'estetica da adolescente a cui piacevano i supereroi notturni. Sì, bel manuale, Strate Libri. Poi ho preso anche la terza edizione del Dark Ages, l'ho presa in inglese perché in italiano non è mai uscita. E poi in italiano è uscito, mi pare, il ventennale dei Secoli Bui, non mi ricordo, forse Raven lo ha localizzato. Però vabbè, a quel punto io non stavo più giocando a vampiri, per cui ho guardato in lontananza, ho sfogliato un po', ho visto alcune cose e basta, ecco. Fa freddo? Ah sì, giusto. Notate sempre lo scenario della metropolitana. Oh, non lo so, mi piacciono molto questi scenari. Ti rendi conto di averle tenuto la mano per un po'? Mi piace molto questo stile introspettivo che hanno dato a questi dialoghi, no? Interiori ed esteriori del personaggio. Mi ricordo che quando lo leggevo all'inizio in inglese mi dava molto la sensazione del flusso di coscienza. Il vagone della metro è vuoto, eccezion fatta per una stoica coppia di mezza età e un tipo ubriaco intento ad osservare i propri piedi. Notate che le eufoniche, cioè, sono spesso sbagliate, però adesso forse smetto di farvelo notare. Abbiamo già capito che questo è un difetto del gioco, pazienza. C'è spazio in abbondanza, eppure lei è seduta accanto a te. La sua coscia preme contro la tua, il suo respiro tocca il tuo collo. Cosa può andare storto? Potrebbe essere l'alcol a parlare, ma prima di rendertene conto le chiedi se le va di passare la notte da te. Ho un'idea migliore, dice. A questo punto accetteresti qualsiasi cosa pur di passare qualche minuto con lei. Però questa sensazione di romanticismo oscuro era una cosa che nella terza edizione veniva ritenuta molto stupida in vampiri. Cioè, i vampiri queste cose non le fanno, sono troppo umane. E questa cosa mi dava parecchio noia, perché era una delle parti più interessanti che si sarebbe potuto giocare e invece te la cancellavano. E in quinta edizione invece tutto il manuale è permeato da questo romanticismo macabro, e che io adoro, francamente, perché ti permette di entrare un po' di più nella testa dei personaggi, nel loro spirito, nel loro cuore. E questo gioco ha abbracciato appieno questa scelta. Andiamo avanti, allora. Ti porta in uno squallido motel del Bronx, cambiando qualche parola con l'uomo stempiato dall'aspetto stanco al front desk. Le dà una chiave. Dà senza accento, la localizzazione bu. Lei ti tiene la mano mentre ti conduce su per le scale. Guardate ancora lo scenario bellissimo, cioè, vedete animato, c'è il tizio là in fondo che passa.
Ogni tanto le luci al neon non funzionano. La camera sembra quasi un comico stereotipo, completa di vernice sfaldata e pavimento appiccicaticcio. Non che ti importi dopo tutto. Nel momento in cui entri, lei ti è già addosso. Tra l'altro, noto che, cioè, rispetto a quando l'ho giocato io, mi pare che abbiano migliorato gli scenari, cioè hanno fatto un sacco di aggiornamenti, però mi pare proprio che abbiano migliorato gli scenari, me li ricordavo molto peggiori. Provi a guidare tu. Ah, lui pensa che la sta baciando, ma non è così. Ma lei non te lo lascia fare e ti ritrovi lanciato sul letto. È maldestro, divertente, intenso. Non ti lascia prendere iniziativa nemmeno per un secondo. Le tue mani scivolano sotto la sua maglietta. Strano, sembrava che non sentisse freddo fuori, ma la sua pelle è stranamente gelida al tatto. Notate, no? Romanticismo macabro. Come avvertendo la tua confusione, lei ti ricaccia le mani indietro. Ti bacia il collo. Sei sopraffatto dalle tue sensazioni. Oscurità. Il sapore di fuoco liquido e fumo sulla tua lingua. Notate il sangue della vampira che viene dato a lui, che sta bevendolo per non morire, per risvegliarsi come vampiro. La sua voce ti parla. Spiacente, ragazzo. Ho fatto quello che dovevo pur di lasciare questa città tutta intera. Ma non preoccuparti, con il mio sangue e i tuoi principi la caverai. Allora abbiamo capito che cosa ha chiesto il vampiro nell'introduzione a questa vampira, di abbracciare un altro vampiro. Sbatte la porta quando se ne va. Rimani lì, steso sullo sporco e maleodorante materasso per un po'. Minuti, ore? Prima che tu riesca a concentrarsi abbastanza da fare il punto della situazione, la senti. La grande fame. Ti si attorciglia attorno alla gola, mentre i tuoi organi si raggrinziscono. Un vuoto totale che ti fa mettere a quattro zampe. Guardate, lo fa sembrare un animale. Gattoni per un po', contorci dal dolore. Infine ti alzi di scatto e sfondi la porta. È la bestia, questa bestia, questo demone che tutti i vampiri hanno dentro, che si risveglia quando hanno fame, quando non hanno mangiato, quando non hanno bevuto sangue. O io sti spiegoni li sto facendo per chi dovesse guardare questa roba e non conosce vampiri. Perdi i sensi. Questa non è la stessa stanza dove sei svenuto. Qualcuno ti urla. Qualcuno ti urla? Ah, ok. Qualcuno ti urla, un uomo nudo, basso, muscoloso e armato di una piccola frusta. Wow, guarda che tipo strano. Ti tira un cazzotto. Urla diversi insulti. Ti colpisce la mascella. Perdi nuovamente i sensi. Il tipo non si muove più. C'è sangue sul suo collo. C'è sangue sulle sue braccia. C'è sangue sul pavimento. C'è sangue ovunque. Wow. Chiunque sia il colpevole deve essere un tipo malato. Sei tu, eh? Sei tu. Ti rendi conto di essere seduto sul suo cadavere. Senti un gemito. C'è qualcun altro qui, una donna. Le sue braccia sono legate alla testiera del letto, ha gli occhi bendati, ci sono dei segni rossi sulla sua schiena. Questa volta lo vedi, vuoi fermarti ma non ci riesci, riesce quasi a emettere un urlo, ma la voce le si gela in bocca mentre le mordi il collo. Bevi. Sangue, stai bevendo sangue. Potresti giurare di sentire la sua energia vitale sfiorare dal suo corpo, riversandosi nel tuo.
Improvvisamente terrorizzato, ti stacchi da lei. Non si muove, ma respira. C'è solo un lieve segno sul collo. L'uomo sul pavimento, invece, crolli a terra con uno spasmo, conscio di ciò che hai fatto. Ti viene da vomitare, ma riesci solo a boccheggiare. Non puoi vomitare, sei un vampiro. O perlomeno è meno facile di quello che potresti immaginare. Vieni attraversato da un'ondata di panico quando ti rendi conto di qualcos'altro. Il tuo cuore non batte. Premi due dita sul tuo polso, ma non senti i battiti. Provi sul collo. Nulla. Non c'è aria nei tuoi polmoni. Devi uscire di qui. Chiedere a qualcuno di chiamare un'ambulanza, per te almeno. Probabilmente è troppo tardi per il tizio sul pavimento. Sei stato davvero tu a ucciderlo? Sconosciuto. Wow, che bel tenebroso. Se qualcuno ha letto New York by Night, questo lo riconoscerà. Zazazza. Che bel casino. Alzi lo sguardo. La porta della stanza è socchiusa. Un uomo alto, bello e dalle spalle larghe, occupa l'intero uscio. Spazza via un frammento di sporco immaginario dal suo completo di alta sartoria. Arriviamo finalmente alle scelte. Vedrete che in questo gioco poche scelte contano davvero. E questo è un difetto. Per lo più sono poco significative. Io gli dico chiama il 911, che è la prima cosa che direi di fare se fossi il protagonista. Vediamo. Ehi amico, devi aiutarmi, chiama il 911. Così da venire arrestato ed essere ricordato come prigioniero suicida nelle prossime 24 ore? Perché è questo l'unico scenario possibile, ragazzino. Osserva la stanza senza muoversi di un centimetro da dove si trova. Scuote la testa, fingendo preoccupazione. Omicidio, aggressione. Sono dai 25 anni di carcere all'ergastolo, se sei fortunato. Ma visto che non lo sei, la pena è la morte. Dà un'occhiata al suo costoso orologio. Fortunatamente per te è stata una notte tranquilla, altrimenti non sarei potuto arrivare in tempo. Vieni, il sole sorgerà tra qualche ora. Faresti meglio non essere qui quando succederà. Il sole? Ho bisogno di un medico. Fottiti, non vado da nessuna parte. Ho bisogno di un medico. Fanculo il sole, ho bisogno di un medico. Un dottore ti sarebbe... No, sì, un dottore ti sarebbe d'aiuto quanto un becchino a questo punto. L'uomo si avvicina e comincia a parlare. Il tono rimane naturalmente calmo. Stranamente lo trovi rilassante, sebbene lievemente inquietante. Ora ascoltami. So che tutto questo è nuovo per te, ma mi sono occupato di centinaia di randagi come te. E parlando per esperienza, tendono a rientrare in due categorie. Ci sono quelli svegli, che ascoltano e obbediscono ogni cosa che dico, senza provare a fare niente di stupido. Ti porto sempre dove devono essere, sani e salvi. E poi ci sono gli idioti. I teppistelli che credono di potermi sfidare. I sapientoni che cercano di contattare qualcuno segretamente e senza permesso. Combina guai che cercano di scappare, fare scenate. Nessuno di loro è arrivato a destinazione tutto d'un pezzo. Anzi, molti di loro non sono proprio arrivati a destinazione. La sua voce diventa lievemente annoiata e monotona. È ovvio che ha già fatto questo discorso. Probabilmente dozzine di volte. Dunque, vedi, sebbene io mi consideri abbastanza sveglio, sono anche un fan dei Mets. Non so chi siano i Mets, lo ammetto. È la mia unica debolezza.
la stessa debolezza che mi ha ispirato ad adottare un sistema di tre strike quando ha a che fare con mosciosi come te. Se mi irriti una o due volte, beh, lo capisco. Non tutti sono bravi ad agire sotto pressione. Ma pestami i piedi tre volte e sei fuori. Niente scuse, niente perdono, niente pietà. Mentre parla, ti si avvicina lentamente, aggiungendo una teatrale spavalderia alla sua postura. Infine, si inchina leggermente, deliberatamente invadendo il tuo spazio personale. Ti rendi conto che si tratti di un test. Ti sta sfidando. Tre strike e sei fuori. Di... Ho capito, signore. Adesso. Non hai mai voluto inchinarti davanti a nessuno. Questo è diverso. La sua vera presenza instilla una paura ancestrale nel tuo cuore. Ho capito, signore, vaffanculo, signore, di cosa stai parlando? Io non mi piegherei, ma non lo manderei neanche a fanculo. Di cosa stai parlando? Non puoi semplicemente dirmi cosa diavolo sta succedendo? No. E quello era il primo strike, tra l'altro. Andiamo avanti. C'è qualcuno a cui vorresti parlare della tua situazione? A cui dire che stai bene? Mostra le zanne per un momento e per qualche ragione la vista genera un brivido lungo la schiena. Tua schiena. C'è qualcosa di profondamente sbagliato in lui. Qualcuno che ti è vicino? Diciamo la mia ex fidanzata, dai, assecondiamolo. Abbiamo capito che non tira bene fare i rivoluzionari. Jessica, la mia ex fidanzata. Mi odia a morte, ma sì, credo che sarebbe lei. Lo straniero ti guarda perplesso, decidendo di chiedere chiarimenti. La persona a te più vicina ti odia a morte. Stavolta ha un'espressione simile ad uno sguardo compassionevole si forma sul suo viso. I suoi occhi si spostano sul cadavere sul pavimento. Piove sul bagnato, a quanto pare. Beh, se ti va di rovinare la giornata e farle sapere che stai bene, dammi il suo numero. Farò in modo che qualcuno se ne occupi, in modo discreto, ovviamente. Gli offri il tuo smartphone, così che lui possa copiare il numero dalla lista dei contatti. Grazie, ci servirà di illustrare il prossimo punto. Al posto di restituirti il telefono, se lo metti in tasca. Da ora in poi sarai soggetto a leggi diverse da quelle con cui sei cresciuto e verrai osservato in modo da controllare che tu le segua. Ti è vietato far sapere a chiunque che tu sia ancora vivo. Ti è proibito farti vedere dovunque ci sia qualcuno che ti conosce. Se qualcuno ti viene a cercare, è finita per te e loro. Lo vedi interrompere la sua monotona recita mentre il suo sguardo ti fissa sui tuoi occhi. Beh, qui sta parlando della cosiddetta mascherina, cioè quella legge dei vampiri che vieta ai vampiri di far sapere agli umani che vivono, cioè che esistono, pena la morte. Quindi ti sta dicendo, tu sei morto, sei diventato un vampiro, nessuno delle persone che ti conoscevano da vivo deve saperlo, perché sennò questa è una minaccia alla mascherina. Lo vedi interrompere la sua monotona recita mentre il suo sguardo si fissa sui tuoi occhi. Quindi a meno che tu non voglia vedere la tua ragazza sul fondale dell'Hudson, suggerisco cooperazione. Mostra le sue zanne di nuovo, orgogliosamente. Hai messo Jess in pericolo, dannazione. Spero solo che ti importi abbastanza di lei da evitare di fare qualcosa di egoistico. Le sue parole servirebbero a intendere l'opposto, ma ormai è ovvio. Ti odia tanto quanto tu odi lui, preme per uno scontro, e tu sei quasi tentato di offrirglielo. Bene,
Penso di averti rimproverato abbastanza per oggi. Abbiamo una tabella di marcia, quindi non ho bisogno di farti del male, ma posso farlo in un attimo. Per essere chiari, ho l'autorità per finirti qui e ora. Non si tratta di una vuota minaccia, quindi hai intenzione di comportarti bene o devo usare le maniere forti? Colpisci lo straniero, chiama lo straniero fuori, chiedi aiuto. Non premierà essere fare gli stronzi, questo è uno forte, è un anziano, non voglio regalarvi il brivido di rischiare la vita, per cui lo seguo, tanto qui non possiamo farci nulla. Soppesi le tue probabilità di successo, ma non sembrano rosee. Il tizio è atletico, determinato e l'aspetto di chi sa il fatto suo. Tu invece sei confuso, esausto e sul punto di avere un attacco di panico. Notate come giustifichi il fatto che lui non voglia reagire in fiction. È interessante questa cosa. Sì, d'accordo, verrò con te. Sembra quasi deluso. Saggia decisione. Seguimi e chiudi la porta quando esci. Lancio un ultimo sguardo alla donna, la quale sta riprendendo i sensi soltanto ora. Ha corpo sul pavimento. Tutto questo è assurdo, completamente assurdo. Tira la maniglia e chiudi la porta. L'uomo ti accompagna al piano terra. Pensi di chiedere aiuto all'uomo pilato al front desk, ma è troppo preso a guardare un film d'azione anni 90 sulla sua piccola e arcaica TV per notarti. Senti uno sconsolato Jean-Claude Van Damme dire: "Voglio solo tornare a casa", mentre passi. Non so che citazione sia, quindi se voi conoscete i film di Jean-Claude Van Damme, ditemelo pure che mi farà piacere, così magari guardo il film, visto che non sono neanche uno di quelli che ne ha guardati tanti. Il tuo futuro rapitore si ferma alla porta e ti rivolge la parola prima di aprirla. So cosa pensi. Stai pensando, appena apri la porta, proverò a scappare. Forse posso seminarlo. Lascia che ti risparmi il tentativo. Non puoi. Puoi scegliere se entrare in macchina, così che io ti possa portare dove devi essere, o puoi provare a fare qualche idiozia di cui ti pentiresti. Sono stato chiaro? Perché non mi porti alla polizia? Perché non mi denunci? Perché non farebbe piacere a nessuno e comunque ho i miei ordini. Apre la porta e ti indica una Cadillac Escalade nera parcheggiata davanti all'edificio. Notate sempre lo scenario. Buzz Lane Sam. Dopo di te. Scappo, entri in macchina, entriamo in macchina. Obbedendo agli ordini dello straniero, arrivi all'auto e ti siedi al sedile del passeggero. Senti la portiera serrarsi dietro di te. All'interno la Cadillac è quasi completamente buia. I finestrini sembrano oscurati. L'uomo si mette al volante, accendendo il motore, e inizia a guidare senza aggiungere altro. Stiamo andando all'ospedale, sono morto, chi sei? Sono morto. Questo è l'aldilà, vero? Non hai esattamente torto, ma non come credi. Notate gli occhi qui, nel retrovisore. Soppesa le sue prossime parole con attenzione. Devi perdonarmi, non sono dell'umore giusto per frasi poetiche o sdolcinate. Riguardo al tuo stato, cosa sia successo stanotte. Ah, scusa. Riguardo al tuo stato, cosa sia successo stanotte. Ricorda solo questo. Se vuoi sopravvivere per le prossime 24 ore, sarà meglio che tu ti comporti bene. Non puoi farmi questo. Tutto questo è dannatamente losco. È tutto un incubo. Se avete domande o osservazioni, fatemele pure. Io vi seguo dalla chat. È tutto un incubo. Questo è un fottuto incubo. Lo straniero ghigna. Cerca di capire che tutto questo è per il tuo bene.
con i tempi che corrono dovresti considerarti fortunato. Viaggiate in silenzio per altri 20 minuti. Le luci della città diventano sfocate e confuse, mentre la tua stanchezza la meglio su di te. Finalmente l'auto si ferma, la portiera si apre, emergi dal torpore sognante in cui ti trovavi e ti rendi conto di essere in una sorta di garage sotterraneo. Siete le sole persone presenti. L'uomo indica una porta vicina. Entra, mettiti a tuo agio. Se ti viene fame, di nuovo, dai un'occhiata al frigo. Ti verrò a prendere domani e avrai le tue risposte. Oltre la porta c'è una piccola stanza, niente finestre, solo un letto e una singola lampadina appesa al soffitto. Un piccolo frigorifero ronza in un angolo, accompagnato dal tintinnio di una vecchia ventola dell'aria condizionata incassata nel muro. Credo che debba fidarmi di te. Credo di non avere altra scelta se non fidarmi di te. Ti ci è voluto così tanto per capirlo? Ricordi quando ho detto che sei fortunato? Ero serio? Vedi, il mio lavoro consiste nell'eliminare problemi, ma non sono sempre così gentile. Stavolta mi è stato detto di fare attenzione alle mie maniere. Allora, in poche parole, creare un vampiro è qualcosa che richiede il permesso del principe. Qualcuno ha creato il vampiro, cioè il protagonista, tu, senza permesso, e questo tizio ha l'incarico di risolvere i problemi, distruggere i vampiri creati senza permesso. Oppure condurli davanti all'autorità cittadina, no? Una cosa del genere. Quindi credimi quando ti dico che, considerando come stanotte sarebbe potuto andare, essere bloccato qui per una notte è un ottimo segno, probabilmente. Non hanno tradotto bene tutta la frase. Ora entra, o ci penso io. Entra nella stanza, prova a scappare. Entra. Entri. Lo straniero annuisce. Notate, no? La stanza che ha descritto prima. Buonanotte. Chiude la porta dietro di te. Sembra molto resistente, mentre la chiude a chiave, noti graffi lasciati da unghie sulla sua superficie. Sembra che i precedenti inquilini non abbiano gradito la loro permanenza. Cerchi di non pensarci e vai ad aprire il frigo. C'è una busta di plastica piena di liquido rosso. Niente etichetta. Salsa di pomodoro? Ti viene la nausea. Meglio lasciarla stare lì dov'è. Ti stendi sul letto, nient'altro che un semplice materasso su una rete metallica. Non fai a meno di notare la somiglianza a quello del motel con la donna legata. Ah, giusto. Hai ucciso un uomo stanotte. O forse no. Forse niente di tutto questo è reale. Forse è solo uno scherzo ben congegnato. La ragazza al locale, possibilmente ingaggiata da Jess. Il tiziato è probabilmente in combutta con loro. Adesso sarà insieme a loro, ridendo a crepapelle. Ma voi smettete di pensare. No, vuoi smettere di pensare? La tua mente si muove veloce, ma sei troppo stanco per starle dietro. Finalmente ti irrigidisci un'ultima volta prima di abbandonarti all'oblio. Ti svegli. Cosa hai di per sé una sorpresa? Ti ricordi a malapena il momento in cui ho chiuso gli occhi. Non sembrava stessi dormendo. Era forse più simile a cadere in un vuoto senza fine. Pensi sia così che ci si sente quando si muore. Notate, qui a lato ci sono delle macchie rosse di sangue, vuol dire che la tua fame sta salendo. Più bevi sangue, più queste vanno via. Meno ne bevi, più diventano grosse. La stanza non presenta cambiamenti. La lampadina è ancora accesa. L'aria condizionata sta ancora sferragliando, il frigo continua a ronzare. Controlli l'orologio. Sono quasi le 9 di sera. Hai dormito per 17 ore di fila. Forse sei davvero morto. Non respiri. Sei
Non c'è battito nel tuo petto. Vale come morte se sei ancora cosciente? Non ne sei sicuro, ma una cosa è certa. Hai fame. Ma non è il tuo stomaco a brontolare. È un bisogno che parte dal tuo addome e si espande fino al tuo petto, gola e nuca. Apri il frigo. La busta è ancora lì. La osservi più da vicino. Se hai salsa, allora sia il colore che la consistenza sono sbagliati. Ne apri il tappo, annusi. Riconosci l'odore immediatamente. Ora, forse dovrei dirvi una cosa. Nella quinta edizione ogni personaggio ha un punteggio di fame che va da 0 a 5, ma di base è di 1. La fame dei vampiri, la fame di sangue umano, non è mai completamente sopita, a meno che non si uccida nel nutrirsi un essere umano. Il protagonista si è, ha ucciso un essere umano, ma l'unica cosa che sostiene il corpo dei vampiri è il sangue. E ogni notte i vampiri nel gioco cartaceo devono fare una prova di risveglio per vedere se la loro fame aumenta oppure no. E in questo caso, ovviamente, il gioco per ogni notte che passa ti fa aumentare la fame per spingerti a nutrirti. Nella mia esperienza, in questo gioco la fame non è una cosa molto palpabile, però insomma, un po' si sente. Ok, questo l'abbiamo già letto. Porca troia. Non c'è ombra di dubbio, è sangue. Odore lieve. Ricordi i momenti dove in passato lo hai trovato nauseante. Ma adesso è quasi. No, non quasi. È invitante. Metti a posto la busta, bevi sangue. No, beviamo, beviamo. Il simbolo dei canini vuol dire che c'è un'opportunità di nutrirsi. Sembra così sbagliato. Ma al momento sono poche le cose nella tua vita che non lo sembrino. Al diavolo, assaggi un po' del liquido. È insipido, ti ricorda un succo di frutta. Notate che è scomparso il sangue qui a lato, quindi vuol dire che hai placato la tua fame. È insipido, ti ricorda succo di frutta di scarsa qualità, abbastanza sapore da ricordare quello che c'è scritto sulla scatola. Ma per nulla simile all'originale. Allora, sono le 22:37, comincio a sentire un po' di stanchezza. Stamattina mi sono alzato molto presto. Cerco di arrivare fino a un punto un po' più fermo nella storia, però comincio ad accusare un po' di stanchezza, quindi non voglio tirarla ancora troppo per le lunghe. Per nulla comparabile a quello che hai bevuto l'ultima volta, perché si sa. Il sangue contenuto nelle sacche di plasma fa schifo rispetto a quello bevuto caldo dagli esseri umani. Alessandro, nella V5 si sente già di più la fame. Nella precedente i punti sangue erano praticamente il mana per castare incantesimi, e lì sì che davvero non si percepiva la necessità di nutrirsi, no, per riempire, se non per riempire il caricatore. È verissimo, tra l'altro è molto facile che salga il punteggio da un momento all'altro, e una volta che sale, tu quando tiri dadi, un numero di questi dadi è di un colore diverso, rosso, ed è pari al tuo punteggio di fame. Questi dadi danno dei risultati speciali che facilmente, sia che tu fallisca, sia che tu riesca nei tiri, ti colorano i successi portando la bestia, la fame, le pulsioni del vampiro in gioco. E questa cosa è la singola cosa più interessante della quinta edizione. Solo questa varrebbe la pena di giocare alla quinta edizione rispetto a tutte le altre. Solo questa. Perché è il primo tentativo di usare una regola tematica nel cuore delle regole. E ci riesce, penso, abbastanza bene. Ha dei difetti che sono stati in parte migliorati nell'ultima errata, che è uscita l'anno scorso a dicembre, insieme al compendio di Vampiri. Però questo qualcosa da approfondire in altre, come dire, cioè non voglio tirarvi il pippone su questa cosa. Lo mandi giù, stranamente non ti dà la nausea. Convieni che in modo bizzarro è sbagliato. Berlo ha un effetto rivitalizzante. Va bene per un neofita, dà un sacco di ispirazione, un po' di immersione nella lore, per chi come me non la conosce bene.
Em, stai parlando del videogioco o del gioco di ruolo, cioè della quinta edizione di Vampiri? Fammi sapere, sono curioso. Ne bevi qualche sorso e forse anche un altro, magari un altro po'. Guardate come fa a capire che tu in realtà non voglia smettere di bere, cioè la fame ti chiama. Infine ti rendi conto di averla svuotata completamente. Tutti, controlli le informazioni impresse sul lato, tutti e 450 millilitri, che sono il contenuto di una sacca di plasma. Se siete donatori Avis lo saprete bene. Anche se insipido, senti il bisogno di berne ancora. Ti rendi conto di quanto il tuo corpo senta il bisogno di quell'inebriante euforia che hai sentito quando l'immagine di quel cadavere attraversa la tua mente, facendoti trasalire. Che cosa sei diventato? Cerchi di mettere insieme i pezzi, di trovare un senso a tutto questo, quando senti la serratura scattare e vedi la porta aprirsi. In piedi sull'uscio vedi l'uomo ben vestito che hai incontrato ieri. Un altro abito immacolato, lo stesso sguardo predatorio come un falco a caccia, ma estremamente rilassato stanotte. Quindi, come un falco immacolato, quindi come un falco addomesticato, forse. Buonasera, dormito bene? Nota la sacca vuota sul pavimento. Vedo che ti sei permesso un piccolo snack. Già, ce n'è ancora? Era davvero sangue? Tutto questo è folle. Era davvero sangue? Era davvero. Gruppo RH 0 più. Scusate. Gruppo RH, che poi in italiano sarebbe gruppo 0 RH positivo. Si vede che in inglese si scrive così. Tra l'altro è il mio gruppo sanguigno, per la cronaca. Non facile da reperire, mi fa piacere che ti sia piaciuto. Andiamo, abbiamo un appuntamento. L'auto ronza nel garage deserto, proprio fuori la piccola stanza dove hai passato la giornata. L'uomo ti invita a entrare gentilmente ma con espressione severa. Carica lo straniero, entra in macchina e ruba l'auto. Entriamo in macchina. Anche il mio, dice Angelica. Oh. Tra l'altro doniamo a tutti i positivi, a tutti i fattori RH positivi. E riceviamo soltanto da 0 più da 0 meno. Mi sto fidando di te, amico. Sono commosso, davvero. Guardate com'è ironico sto stronzo. Ti siedi nuovamente sul sedile posteriore. La portiera si chiude. Lo straniero si mette al volante e accende l'auto. Viaggiate in silenzio per un po'. Provi a riconoscere scorci di monumenti e luoghi di interesse attraverso i vetri oscurati, ma senza successo. La macchina è anche insonorizzata, permettendoti solo di sentire il brusio del traffico e il rombo del motore. L'autista non emette il suono e sembra concentrato sulla strada. Controlli la maniglia della portiera, bloccata ovviamente. Il vetro oscurato che ti separa dall'esterno sembra resistente, non puoi fare altro che aspettare. Non hai voluto pensarci prima, ma ti rendi conto di avere fame? No, non esattamente. Non è il tuo stomaco a brontolare. È un bisogno che parte dal tuo addome e si espande fino al tuo petto, gola e nuca. Proveresti a fare altre domande, ma senti di preferire ripensare al tuo ultimo pasto. Non te lo saresti mai aspettato, ma passi la maggior parte del viaggio immerso nei tuoi pensieri, molti dei quali riguardanti il sangue. Vi ci vogliono altri 20 minuti per arrivare a destinazione. Cerchi di capire dove ti trovi mentre la portiera viene aperta. Sei ancora a New York, questo è certo. Forse nel Queens. Seguimi. Niente movimenti bruschi, per favore. Raggiungi un bel edificio a due piani che ospita la galleria dell'Art Hall. Due uomini, alti e massicci, vestiti in abito elegante, sono ai lati dell'entrata. Li vedi annuire al tuo accompagnatore mentre vi avvicinate. Con un gesto, lo straniero
ti invita ad entrare. Per curiosità, voi che state seguendo il gioco, voi ci avete mai giocato a Quarters of New York? La galleria è piena, il che è a dir poco strano quest'ora. Ora, vi dico questa cosa, vedete questi quadri? Sono stati commissionati ad artisti e non mi ricordo se su Instagram ho trovato gli artisti a cui sono stati commissionati che li ha pubblicati su Instagram. Però la Draw Distance ha pubblicato delle opere di arte contemporanea a questi artisti per poi metterli qui nella galleria d'arte. Due dozzine di persone riempiono lo showroom. Diversi camerieri si muovono per la sala servendo drink, nessuno dei quali sembra ricevere alcuna attenzione. No, dice Alessandro, ma non sembra male. Purtroppo lui, cioè, se si è abituato alle visual novel, questa è stata la prima visual novel che ho giocato. Di fatto, ok, leggi molto, questa è poco interattiva. Diciamo che l'unica parte ludica è fare qualche scelta poco significativa e captare l'atmosfera. Questo è un gioco che si basa su atmosfera, ambientazione e un pezzettino di storia. Lo giochi per quello, non per altro. Gli ospiti sono per la maggior parte ben vestiti, ma non ti sembra chiaro il motivo della loro presenza. A nessuno sembrano interessare i quadri esposti. E l'atmosfera sembra cortese in modo innaturale. Molti degli ospiti vi osservano non appena entrate nella sala. I loro sguardi sono di vari tipi. Vorrei finire questa parte e poi chiudere perché, come vi dicevo, accuso stanchezza. Quindi, se avete osservazioni domani, cominciate a farmele, che non è un problema. Vedi disprezzo su alcuni volti. Altri hanno espressioni di interesse e curiosità. La maggior parte degli occhi presenti ti osservano con calma, come se dovessero decidere il tuo valore. Dice Alessandro, infatti per quello mi sembra interessante. Mi sono venuti a noia i vampiri supereroi che si scannano per le strade. Ecco, questo gioco non è così. Soprattutto Shadows of New York, lo spin-off che è uno stand-alone, è ancora più introspettivo. L'ultima volta che ti sei sentito così eri al tuo ultimo colloquio di lavoro. Ti sei sentito un capo di bestiame, ispezionato da ogni angolo per trovare la minima imperfezione così da poter contrattare il tuo stipendio al ribasso. Un'esperienza disumanizzante che ti fece sentire sporco. Quando ti chiamarono il giorno seguente per offrirti il lavoro, rifiutasti. Non bisogna mai svendere la propria dignità per uno stipendio. Anche quando non sei nessuno. Il ricordo ti scalda il cuore persino ora, sebbene lo stato del tuo conto bancario non sia mai stato d'accordo. Angelica, io sto seguendo solo perché ci sei tu e perché in questo periodo sono in fissa con vampiri. Di norma mi sarei annoiato dopo 5 minuti, non sono fatta per le visual novel. Guarda, ti capisco, è l'unica visual novel che ho giocato finora che mi è piaciuta molto, è molto interattiva, è Dry Drowning, te la consiglio. Tra l'altro, se hai finanziato l'anno scorso d'estate il bundle di Itch.io contro quello per il Black Lives Matter contro la discriminazione razziale, ce l'hai gratis su Itch.io, ecco. M dice: a me piace, mi fa venire ancora più voglia di giocare pen and paper uno sferatu. Ti dico, dopo che ci ho giocato a dicembre del 2019 e nei primi mesi del 2020 mi è venuta una voglia matta di giocare al gioco cartaceo e in effetti ci ho giocato. La donna. Buonasera, Kadir. Penso che sia Kadir e non Kadir. Forse è Kadir. Poi controllerò. Kadir. E a te, infante? Infante vuol dire giovane vampiro. Ora, se avete letto New York by Night, questi personaggi li riconoscerete sicuramente. E visto che ha detto Kadir, Kadir era lo sceriffo di New York, quindi è il vampiro occupato di tenere l'ordine tra i vampiri, che serve direttamente il principe. Il tono nobile e freddo della sua voce ti distoglie dai tuoi pensieri e ti fa tornare al presente.
La galleria, una folla di sconosciuti. Tu, portato qui contro la tua volontà. A che scopo? La stanza attende la tua risposta. Buonasera, signora. Mi scusi, ma cosa? Non sono un infante. Salutiamo cortesi, dai. Buonasera, signora. Ti trovi al cospetto del principe di New York City, Elaine Panhard, del sangue di Micaela. Ha spoilerato tutto. Ora, Micaela era il principe storico di New York, viene distrutta, mi pare, negli anni 90 o nei primi anni 2000 da un raid del Sabbath, e Elaine, la sua infante, era un'arpia in quel momento. Allora, i Sabbath sono i vampiri disumani che sono una setta rivale della Camarilla, la setta in cui stiamo giocando adesso. La setta della Camarilla dice che i vampiri devono nascondersi dagli umani per continuare a vivere, per non essere distrutti dall'Inquisizione, dai cacciatori di vampiri, dai governi, eccetera. I principi governano le città dei vampiri, i domini vampirici. E New York by Night di fatto aveva come principe Zelios, mi pare che si chiamasse così, era un Nosferatu che era principe della città, ma poi in realtà Zelios a quanto pare cede lo scettro del potere e questo lo raccoglie Ellin, che è appunto questa vampira che abbiamo visto prima, che diventa principe. Sono vampiri molto giovani, per i canoni di Vampiri la Masquerade. Questa è una caratteristica di New York, che è dominata da vampiri abbastanza giovani. Poi nella quinta edizione questo è ancora più vero, perché c'è il richiamo che richiama tutti gli anziani ad andare in Medio Oriente a combattere contro i vampiri più antichi, per cui molti pochi vampiri anziani sono rimasti nelle città moderne in quinta edizione. Questo è un modo che la quinta edizione usa per togliere, diciamo, i re e le regine dalla scacchiera e lasciare gli alfieri, le torri e i cavalli. Per rendere ai personaggi dei giocatori più facile cercare di scalare la piramide sociale dei vampiri. Alessandro, noi di Cartaccio abbiamo fatto un face to face, master giocatore, insomma. Sabbath totalmente introspettiva. Tra le altre cose, ora giochiamo a Montreal, ma prima proprio a New York. Allora, anch'io ho giocato face to face la scorsa estate, è stato bellissimo. Abbiamo giocato a Los Angeles, non seguendo l'ambientazione ufficiale, ma di fatto, vabbè, era comunque una città anarchica, per cui, cioè, non si capisce un cazzo, poi la città è enorme, figurati. Quindi ok, conosci molto bene l'ambientazione, tant'è che dici Calebros, il principe pro tempore Nosferatu, esatto. Calebros praticamente a un certo punto, non chiedetemi quando, queste informazioni le trovate sulla Wikipedia di whitewolf.fandom.com. Insomma, succede Ellin, che è l'infante di Micaela. Ellin è una Ventru, Kadir è un Toreador. Tra l'altro Kadir ha origini medio orientali, ovviamente, ma è un Toreador. Quindi per fortuna non hanno seguito lo stereotipo dell'Ah, è medio orientale, quindi è Assamita o Banu Hakim, come si dice adesso. Tra l'altro, Alessandro, se conosci l'ambientazione, un grosso spoiler alla fine di questo gioco. Tu lo capirai prima se conosci l'ambientazione, perché è palese per chi conosce l'ambientazione. Principe Panhard, grazie mio sceriffo, ma sono capace di presentarmi da sola. Ha un aspetto semplice e non sembra avere molto charm, ma l'intera sala sembra prestare attenzione ad ogni sua parola. Ha di sicuro un qualche potere su queste persone. Andiamo avanti. Ti riferirai a me come principe, infante. Mi rendo conto di quanto brusca sia stata la tua introduzione alla non vita, e capisco che il tuo sire ti abbia abbandonato poco dopo.
Sì, ma ho studiato pochissimo la D5. Sì, ma non ti preoccupare perché praticamente l'unica cosa che hanno detto praticamente nella manuale di Vampire la Mascherina su New York è che si dice che a New York ci sia un primogenito dei sangue debole. Tra l'altro, questa cosa l'hanno presa alla lettera. Hydro Distance ha introdotto, poi lo vedremo, un primogenito dei sangue debole qui a New York. I primogeniti sono tipo i rappresentanti dei clan dei vampiri all'interno del Consiglio dei Primogeniti, che è l'altro organo politico che governa i domini notturni. Di fatto però l'ambientazione di New York by Night è stata aggiornata, ma non la trovi nel manuale di vampiri, la trovi sul sito whitewolf.fandom.com, oppure perché hai giocato a questo gioco e a Shadows of New York, perché sennò altrimenti l'ambientazione non la sapresti. Le leggi della nostra società dettano che io vi punisca entrambi per una tale trasgressione. Ora è la famosa terza tradizione, spero di non fare errori. Cioè, i vampiri hanno sei leggi. La prima è la masquerade, appunto, non puoi rivelare agli umani di esistere. La seconda è il dominio. La terza è l'ospitalità, mi pare. Quindi in realtà sto sbagliando, però va bene. Adesso non mi ricordo quale tradizione, la progenie, dice che nessuno può creare nuovi vampiri se non con il consenso degli anziani. E questa cosa, almeno a New York, viene interpretata con il consenso del principe. Chiaramente all'inizio abbiamo visto che un vampiro ha chiesto a un altro vampiro di abbracciarti, cioè di renderti vampiro, e quindi voi avete violato la legge e dovreste essere distrutti tutti e due. Un mormorio, forse concorde, si alza dalla folla dei presenti. Ma sono pronto ad ascoltare cosa il nostro fedele sceriffo ha da dire riguardo le circostanze del tuo abbraccio. Non capisco, resta in silenzio o punirmi per cosa? Io dico non capisco. Aspetti, non credo di aver capito di cosa sta parlando. Penso che tutto ti sarà chiaro a breve. Dopotutto ti trovi abbandonato in un mondo di cui non conoscevi neanche l'esistenza. Prima che tu possa comprenderlo, ci deve essere un processo. Stai per essere giudicato dalla corte di New York City. Kadir, dici dove hai trovato questo infante e degli eventi che si sono susseguiti fino a stasera, di grazia. Non ricordo mai l'ordine delle traduzioni, almeno io, poi gioco Sabbath da troppo. Ovviamente Sabbath sono nemici della Camarilla, non rispettano le tradizioni. Allora, mi pare che siano la Masquerade, il dominio, l'ospitalità, la progenie, la responsabilità e la distruzione. Quindi è la quarta tradizione, la progenie, la responsabilità, e la quinta è la distruzione, la sesta. Se volete ve le spiego, ma non vorrei tirarvi un pippone. La prima dice che i vampiri devono stare nascosti. La seconda dice che i territori di caccia sono di qualcuno e tu per cacciare in un territorio devi chiedere permesso a chi è proprietario di quel territorio. In una città, a livello teorico, tutti i territori sono del principe. La terza dice che ah no, perdono, mi sono incartato. Il dominio dice semplicemente che devi rispettare il dominio degli altri. La terza dice che se entri nel dominio di un altro devi chiedere ospitalità. La quarta dice che non puoi procreare a meno che non chiedi permesso agli anziani o all'anziano. La quinta dice che se crei qualcuno sei responsabile di lui fino a che non diventa grande. E la sesta dice che soltanto il vampiro più anziano può distruggere gli altri vampiri, viene interpretata con il principe anche quella. Ma dipende da dominio a dominio come si interpretano le tradizioni. Corte? Principe? Ti trovi in una qualche sorta di società segreta? Sì. Kadir, ricevuto una soffiata da un mio fidato informatore, il quale ha deciso di rimanere anonimo riguardo a un fratello sospetto apparso in uno dei nostri domini. Una volta sul posto, il sospetto era sparito, lasciandosi dietro questo infante.
La fame lo ha portato ad attaccare una prostituta ed il suo cliente in un bordello del Bronx sotto il controllo del ministero. Ok, il ministero sono praticamente i nomi dei seguaci di Seth, il vecchio clan dei vampiri egiziani che veneravano questa divinità egizia. E quindi c'è questo bordello sotto controllo del ministero nel Bronx. Ho già parlato con Sansarik a riguardo, facendo in modo che la storia passi inosservata. Sansarik non so chi sia, forse è il rappresentante del ministero a New York, però non me lo ricordo. Il nome sembra molto un nome del ministero. Per quanto riguarda il comportamento dell'infante, sorprendentemente non ho posto troppa resistenza, cooperando nel viaggio fino al rifugio. Ho apprezzato il non dover utilizzare la forza. Abbiamo fatto quattro chiacchiere, ma volendo arrivare qui in fretta l'ho esortato a seguirmi, cosa che ha fatto senza opporsi. Nuovo un piacevole cambiamento alla mia tipica routine. Con la sua sete parzialmente soddisfatta dalla sacca messa a sua disposizione, il viaggio è stato abbastanza gradevole. La storia termina con il nostro arrivo all'Elysium. L'Elysium è questo posto qui, è un posto dove i vampiri segretamente si trovano e conducono i loro affari in un clima di relativa pace. Tutti gli occhi sono nuovamente puntati su di te. Ti interessi ad un volto tra tutti. È una donna bellissima, dai capelli mossi di un colore prossimo al rosso sangue. Indossa un vestito abbinato. La vedi accostarsi ad un uomo con gli occhiali. Ti osserva brevemente ma con interesse. Grazie, Kadir. Prenderò nota del comportamento dell'infante e lo terrò in considerazione più tardi. Eli Sansarik, dice Alessandro, nella scorsa edizione era uno dei pezzi grossi dei seguaci di Seth, voleva tirar su un nuovo tempio. Poi non so nella timeline cosa gli sia accaduto, nella mia storia è morto. Ok, mi torna, è un personaggio di ambientazione. Notare come loro disseminano questa storia di roba che chi aveva letto New York by Night conosce a memoria. Tra l'altro loro hanno proprio dichiarato che prima di mettersi a lavorare su questo gioco si sono letti il supplemento, quindi non è nulla è a caso. E tutta la roba nuova che hanno fatto è stata approvata dalla White Wolf ed è canon. In primis, parliamo del tuo sire, la persona che ti ha portato nel posto dove Kadir ti è venuto a prendere la notte scorsa. Chi è? Sire? Ha importanza? Una ragazza focosa. Rispondiamo, una ragazza focosa. Una donna latina, molto radicale. A meno che non mi abbia mentito, lei era speciale, straordinaria. Era risoluta, forte, aveva carattere. Mi ha sedotto. Con facilità, lo ammetto. Mi ha fatto credere che le piacessi. Ci sono cascato. E ora sono qui. Trovarsi a dover descrivere una botte via ad una sala piena di sconosciute ti mette in imbarazzo. Senza contare che, sebbene la latina abbia lasciato il segno nella tua memoria, il suo volto sta già sparendo dai tuoi ricordi. Ti rendi conto di non saper nemmeno il suo nome. Allora, Kadir, ti suona familiare? No, o almeno non abbastanza familiare. Continuerò le mie ricerche quando avremo finito. Posso andare ora? Ora che succede? Il tizio al Moter potrebbe conoscerla. No. Posso andare ora? Ho detto tutto quello che so. Posso andare ora? Ci provo. No, chiaramente no. Cosa ne devo fare di questo infante, mio principe? Qual è il tuo parere, mio sceriffo? Le tradizioni sono chiare. Genererai un altro come te solo con il permesso del tuo anziano. Se procreerai senza il suo benestare, tu e la tua progenie verrete uccisi. Questa, appunto, è la quarta tradizione. Sono ansioso di compiere il mio dovere. Ferma la tua mano ancora per un momento, Kadir. Desidero prima consultare il consiglio, tra parentesi, dei primogeniti. Voglio essere sicura che tutti siano d'accordo. Certamente. Sembra stranamente sollevato.
Il principe lascia la showroom, seguita da altre 6 persone. Stai per chiedere a Kadir di cosa le tradizioni e consiglio ti tratti. No, aspetta. Di cosa le tradizioni e il consiglio si trattino quando una donna dai capelli rossi si avvicina. Sophie, sceriffo, mi chiedevo quale fosse. No, mi chiedevo se fosse possibile parlare con l'infante. Per quale motivo? Lei risponde abbassando la voce. Avanti, Kadir. Sappiamo entrambi che può esserci solo un verdetto in queste circostanze. Lascia che ci parli, potresti riuscire a non sporcarti le mani stanotte. Questo sembra catturare la sua attenzione. È difficile capirlo, è come se diverse emozioni tentino di prendere il controllo. Rabbia, tristezza, speranza, gratitudine, determinazione. Vado a prendere la mia spada. Kadir, per chi conosce New York by Night, è lo sceriffo, segue la legge, ma in realtà ha un cuore, per cui non gli va di distruggere un vampiro, sa che la sua umanità ne soffrirà. Si avvia fuori dalla stanza da dove siete entrati, lasciandoti con la donna del vestito rosso. Ti porta di lato e gli occhi di tutti i presenti vi seguono. Allora, infante, ti trovi in un bel pasticcio. Che vuoi dire? Cos'è questa storia della spada? Cos'è questo circo? Che vuoi dire? Che vuoi dire? Non ho ancora capito di cosa mi si stia accusando. Poverino, non è davvero colpa tua? Ma se vuoi uscire di qui tutto d'un pezzo, è ora che tu prenda coscienza di un fatto cruciale che sembra aver eluso la tua comprensione. Ieri notte sei diventato un vampiro. Aspetta un secondo, che cosa? Oh sì, so quanto ridicolo ti possa sembrare. È per questo che abbiamo parole più eleganti. Fratelli, ricevere l'abbraccio, avere una sire. Una cosa è comunque certa. Gli esseri chiamati vampiri? Ce li hai davanti, siamo noi. Ti guardi intorno. Alcuni degli ospiti ti stanno ancora osservando, parlando di te sottovoce. Molti di loro sono pallidi, troppo pallidi. La maggior parte ha bicchieri di vino. No, non vino. La densità non è quella giusta. E nemmeno il colore. Cerchi di trovare qualcosa da dire, ma non riesci a trovare le parole. Tutto sembra aver trovato un morboso senso. Ieri notte hai bevuto sangue. È inutile negarlo. Lo stesso vale per il tuo inesistente respiro. Il tuo cuore rimane immobile. Un vampiro. Nella tua testa ha due voci da inizio ad una lotta per la supremazia. Una che lentamente cerca di mettere insieme i pezzi, arrivando alla conclusione che non importa quanto folle possa sembrare, la spiegazione da lei offerta sembra l'unica opzione plausibile. L'altra voce si limita a ripetere: "Che cazzo, che cazzo?". Sembri sorpreso. È così che vanno le cose. Kadir tenendoti deliberatamente all'oscuro e tutto il resto. E a meno che non facciamo subito qualcosa, verrai decapitato e questo è certo come la notte segue il giorno. Ma sono venuta qui per farti un'offerta, una via d'uscita, ad una condizione. Ti prenderò sotto la mia ala. Se sei fortunato, il principe sarà di buon umore e il rispetto che hai portato a Kadir ti sarà utile. Potrebbe accettare. Ma solo se mi giurerai fedeltà. Non ti sto proponendo questo accordo con leggerezza. Come tua protettrice sarò responsabile per te, la quinta tradizione. Le tue azioni ricadranno su di me. Se ciò dovesse accadere negativamente, beh, farò in modo che tu ne subisca le conseguenze. Che succede se accetto? E se rifiutassi, diventerei un tuo servitore. Quindi vediamo se ho capito bene. Io diventerei un tuo servitore in cambio della mia vita. È questo il patto? Se insisti ad utilizzare il termine tanto volgari, no. Se insisti ad utilizzare termini tanto volgari, sì, è questo il patto, come da te eloquentemente definito. L'alternativa, temo sia la morte ultima per mano di Kadir, qui, stanotte. Il suono di passi e sussurri arriva dall'altro lato della sala. Sembra
Sembra che il principe e il consiglio siano ritornati nella showroom. Anche Kadir fa il suo ingresso nella sala, camminando verso di te. Bevo ancora. Quando sentirai il verdetto, chiedi di essere risparmiato. Io interverrò. Ricorda le mie condizioni. La vedi fare un sorriso affettuoso a Kadir, il quale non sembra rispondere. L'immacolato abito dello sceriffo è ora impreziosito da un fodero ricurvo dall'aspetto orientale e tenuto alla sua vita da una fascia colorata. Avrebbe un aspetto vagamente ridicolo se non fosse tanto minaccioso. Kadir si mette accanto a te mentre il principe torna al centro della sala. Fedeli fratelli della Camarilla di New York City, vi presenti. Ho raggiunto la mia decisione inerente al fato dell'infante. Il principe ti rivolge la parola. Voglio che tu sappia che in questa non è stata una decisione semplice. Non hai commesso alcun crimine che ti rendesse meritevole della nostra ira. Sono profondamente rattristata nel dover compiere ciò che va fatto, guardate l'ipocrisia. Come ben saprete, in queste notti abbiamo bisogno di rimanere unite, uniti, facendo affidamento sulla saggezza dei nostri anziani e delle tradizioni, più che mai. Non c'è posto per la compassione quando la nostra stessa esistenza è in costante pericolo. Sebbene sia al corrente di opinioni contrastanti emersi dal consiglio, sembra concentrare il suo sguardo su una persona in particolare. Un uomo dall'aspetto timido, la cui pelle sembra avere un colore più sano. Lui le si inchina rispettosamente. Solo io ho l'autorità di decidere il fato dell'infante, dichiarando che il suo abbraccio è responsabilità del suo sire e, vista la sua assenza, che la sua progenie venga punita al suo posto. La sentenza è la morte ultima, la quale verrà somministrata immediatamente. Kadir? Senti un sibilo metallico e, voltandoti, vedi che Kadir ha già estratto la sua spada ricurva. La lama ha bellissime incisioni e sembra valere una fortuna. La sua apparente affilatura ti fa trasalire. Due out. Fine del nono inning. Sei solo a udire il suo mormorio sommesso. Quando lo guardi negli occhi, noti una certa tristezza sul suo volto, la quale sembra scomparire quasi subito. Ormai sono stanco, soverchiata da cupa determinazione. E si prepara alla battuta. Non avrai un'altra occasione per parlare. Chiedi pietà, fuggi dalla galleria e resta in silenzio. L'unica speranza è chiedere pietà, io ve lo dico. Fai la tua scelta. Non voglio andarmene così. Risparmiami! Principe, potrebbe cortesemente chiedere allo sceriffo di fermarsi solo per un momento? Kadir guarda il principe, attendendo la sua risposta. La spada rimane ancora sospesa sopra la tua testa, pronta ad abbassarsi in un istante. C'è qualcosa che desidera comunicarmi, Miss Langley. Tra l'altro, Miss Langley non faceva parte della corte in New York by Night. L'hanno inventata per il videogioco. Alessandro, se mi sbaglio, correggimi. Sì, con il suo permesso. Sebbene il principe sembri apparentemente infastidita dell'interruzione, rimane in silenzio, studiando l'atmosfera nella sala. L'elita annoiata ha iniziato a guardarti con interesse. Alcuni delusi dalla mancanza di spargimento di sangue, ma tutti sono intrigati dall'improvviso colpo di scena. Il principe annuisce. Bene, sentiamo. Sophie fa un paio di passi in avanti. Tutti gli occhi sono puntati su di lei, ma la pesante mano di Kadir sulla tua spalla ti fa capire che non avrai modo di approfittare della situazione. Mio principe. Sebbene le tradizioni siano chiare, credo che fornire un contesto a tali regole possa migliorarne l'efficacia. In effetti mi pare di non averla mai sentita, dice Alessandro. Mi pare proprio che lei non sia nel manuale, l'hanno creata loro. Questo
questo infante è un peso, ma la giusta guida potrebbe diventare, ma con la giusta guida potrebbe diventare una valida risorsa per il nostro dominio. Desidera forse prendere questo infante privo di Sire sotto la sua protezione? Esattamente. Sono convinta che abbia del potenziale che andrebbe altrimenti sprecato. Aspetto la più totale cooperazione, ovviamente. La stanza torna a riempirsi di sussurri. Un paio di voci increduli, un sommesso "tagliate la testa al bastardo", qualche esclamazione di sorpresa a trattenuta forza. Silenzio. Chiedo a tutti di tenere a mente questo momento. Potrò anche essere persuasa a piegare una tradizione a favore di questo infante, ma un'altra verrà applicata più rigidamente dell'altra. Finché la tua progenie non verrà messa in libertà, la comanderai in tutto. I suoi peccati sono anche i tuoi, questa è la quinta, la responsabilità. È sicura di volersi addossare questa responsabilità, Miss Langley? Desidero guidare questo infante e garantire un valido alleato alla nostra setta in questo momento di necessità, ma desidero ricevere il diritto alla distruzione su di lui, la sesta tradizione. Se le è possibile concedermelo. Resta in silenzio, mi dia una chance, principe. Distruzione, col cavolo. Non facciamo i ribelli, qui veramente rischiamo la vita. Resto in silenzio perché non mi sta tanto bene. È chiaro che la tensione è alta. È surreale sentire degli sconosciuti discutere della tua morte, o seconda morte a quanto pare, e rimanere in silenzio. Decidi di lasciare che se ne occupi, Sophie, senza interferire. Non hai idea di come gestire questa folla in stile Eyes Wide Shut. Io non ho visto il film, per cui prima o poi lo dovrò recuperare, non so a che cosa si riferisce di preciso. È tornato Ken, ciao Ken, mi fa piacere ribeccarti. Andiamo avanti. Il principe ti guarda come se ti stesse valutando. La vedi osservare la sala prima di parlare. Le fornirò quello che desidera. Si renda noto che Sophie Langley del Clan della Rosa è una Toreador, è un clan legato all'umanità, diventerà la protettrice di questo infante. Saranno considerate Sire Infante. Miss Langley si assumerà la sua completa responsabilità e le garantisco il diritto di distruzione qualora lo necessitasse, cioè se tu sgarri lei ti può distruggere. Non voglio però che le mie intenzioni vengano fraintese. Se mi sono dimostrata aperta a piegare la più importante delle tradizioni, l'ho fatto aspettandomi che tale atto sia fruttuoso per la Camarilla e in modo sostanziale. Spero che questo verdetto sia soddisfacente, Miss Langley. Certamente, principe. Grazie. Molto bene. Si volta a guardarti. Come ti chiami, infante? Liam, principe. Non devo usare un soprannome? Adesso vuoi sapere il mio nome? Chiediamo se non devo usare un soprannome, lo trovo divertente. Usate i vostri veri nomi? La mia vecchia vita è finita, quindi non dovrei usare un, non so, soprannome da vampiro? Dipende dalle scelte di ogni singolo fratello, ma per ora ho bisogno di un nome da impiegare per motivi ufficiali. Ovviamente man mano che si va avanti nel gioco si riempie anche un glossario. Adesso non mi ricordo se... Qui vabbè si vede semplicemente quali sono le opzioni di dialogo appena passate. Vedete, qui ci sono tutte quelle vecchie. Indietro. Invece cliccando qui si apre il dizionario. Fratelli, non letto. Termine camarillico per i vampiri come specie o per il singolo vampiro. Secondo voci, il termine sarebbe stato coniato nel XV-XVI secolo dopo la rivolta anarchica, indietro. Quindi qui spiega l'ambientazione anche per chi non la dovesse conoscere di fatto. Andiamo avanti. Allora è Liam. Lei annuisce. Benvenuto nella Camarilla, Liam. Camarilla. Setta di vampiri devota principalmente a mantenere la Masquerade, influenzando e manipolando la società mortale.
Dunque, questa sera è stata più movimentata di quanto avessi previsto, ma avendo deciso del fatto dell'infante, credo che la nostra assemblea possa concludersi. Non vado a leggere tutti i termini, sennò ci rompiamo le balle proprio ora che stiamo in chiusura. Vi ringrazio tutti per esservi presentati con po così poco preavviso. Offrite i miei omaggi a coloro che non sono potuti arrivare in tempo. Kadir, posso rubarti un momento prima che tu ritorni ai tuoi doveri? Certamente, principe. Lancio uno sguardo che non lascia troppo spazio all'interpretazione. Verrai osservato, verrai giudicato, e se ce ne sarà bisogno, verrai punito. Entrambi lasciano la sala. Allora, Liam, suppongo che abbiamo fatto in modo di migliorare la nostra serata. Ma lo spettacolo deve continuare, no? Credo che dovremmo brindare a questa nuova e fruttuosa collaborazione. La vedi alzare una mano per attirare l'attenzione di uno dei camerieri che sono tornati in sala per riempire il drink degli ospiti. Il cameriere, dall'aspetto convenzionalmente attraente, si avvicina portando una caraffa di liquido rosso. Riempie due bicchieri e sangue, ovviamente. Si è combattuto all'idea di berlo. Ma il ricordo della fame di ieri sera ti fa rabbrividire. Provi un sorso. Ti aspettavi lo stesso sapore insipido di qualche ora fa, ma in questo caso puoi effettivamente gustarlo. È fumoso e caldo, facendoti pensare ad una baita calda e accogliente. Vedete come le descrizioni siano molto, molto in linea con quello che io mi aspetterei da vampiri? Pensi che sia una strana immagine mentale da collegare al consumo di sangue umano, ma la prendi come vieni. Non hai mai assaggiato nulla del genere. Vi ricordo che il sangue delle sacche di plasma fa molto più cagare rispetto al sangue anche conservato, umano. Ti piace? Penso che i fornitori di New York City abbiano un'idea troppo borghese di come il sapore del sangue di buona qualità debba essere. Perdonami. Avrei tante domande. Visto che stiamo già trattando l'argomento, parliamo del nostro nutrimento. Quanto devo bere? Dove mi procuro il sangue? E se smetto di bere? Ok, mettiamo caso che non mi vada più di bere il sangue della gente. Che succede se smetto? Capisco il tuo desiderio di ribellarti. Si tratta di istinti basilari. Ricordo vividamente il mio processo di riorganizzazione morale dopo il mio abbraccio, ma la triste verità è questa. Se non ti nutri, la tua fame cresce. Più la fame si fa più forte, più la bestia dentro di te comincia ad agitarsi. Quando si sveglierà, prenderà ciò che desidera, ma tu non avrai voce in capitolo su come o sul chi. Per quanto possa disgustarti, questa è la tua sola forma di nutrimento. Non importa quanto sangue tu beva, ne vorrai sempre dell'altro. Puoi imparare a controllarti, ovviamente. Sarebbe meglio iniziare con un solo sorso da una vena. Sii prudente. Il sangue caldo è molto più soddisfacente di qualsiasi cosa che possa essere servita in un bicchiere alla moda. Può renderti più vorace. Per quanto riguarda le quantità, dipende. Con abbastanza parsimonia puoi sopravvivere per varie notti senza nemmeno un sorso. Ma ci sono dei rischi a tenersi la bestia. No, ma ci sono dei rischi e tenteresti la bestia, mamma. Domani andremo a caccia e ti spiegherò altro sull'argomento. Il sangue che stai bevendo dovrebbe essere abbastanza per ora. Quindi ora prendo ordine a te? Hai parlato di una bestia? Cosa intendi con caccia? La bestia che hai menzionato è una metafora oppure altro? Non è per niente metaforica, sebbene non sia esattamente tangibile. Vive in ognuno di noi. La nostra natura è fame personificate. Più religiosi la collegano al Caino della Bibbia, la furia del suo primo omicidio, maledetta da Dio che brucia in tutti i suoi discendenti. Io, al contrario, sono una figlia dell'illuminismo, non so se è davvero così antica, ma penso che sia un riferimento vero. Non che questo renda la mia vita più semplice. Devo fare attenzione a come ogni altro fratello. No, devo fare attenzione come ogni altro fratello di questa città e oltre. Ogni singolo fratello ha un rapporto unico con la propria bestia. Per questo, no, per quello che riguarda la tua, beh,
è ancora da scoprire, ma devi tenerla sotto controllo. Ogni volta che attenti, che allenti la presa, non metti solo te stesso in pericolo, ma anche la Mascherid. Cameriere ritorna chiedendo il permesso di interrompere la vostra conversazione, permesso che Sophie concede con un sorriso cortese. Si avvicina per sussurrare qualcosa al suo orecchio. Noti che la galleria è quasi completamente vuota. Mi dicono che la galleria sta per chiudere, ma abbiamo ancora molto di cui parlare. Andremo in uno dei miei appartamenti. Il gnatista attende al piano di sotto. Vieni. Il suo sorriso ti ricorda la ragazza latina. Non è eccitante come il suo, ma ha un effetto magnetico. Trovi difficile opporti. Nonostante i tuoi dubbi sulla sua autorità, il suo charme riesce comunque a conquistarti. Toreador, anche lei ascendente, anche lei esercita un fascino soprannaturale su di te. Sophie ti accompagna in una Rolls-Royce argentata di lusso facendoti sedere sul sedile posteriore. Lo chauffeur, un uomo di mezza età dalle spalle larghe e dalla rosatura perfetta, inizia a guidare immediatamente. Ora, io qui interromperei la sessione di stasera perché sono quasi 2 ore, sono stanco e vorrei riprendere un'altra serata. Alex sta guardando il video, arrivi proprio ora che chiudiamo. Direi che ci prendiamo qualche minuto per fare qualche commento perché voi possiate interagire con me. E nel frattempo, mentre voi decidete se scrivere qualcosa scrivere, io leggo le voci che non sono state lette dal dizionario. Infante, un vampiro appena creato, ancora sotto la protezione del suo sire. Principe, un vampiro che esercita il suo controllo, su un vasto dominio sarà, generalmente una città, rivendicandone il diritto contro chiunque altro. Il termine vale per entrambi i sessi. La fame ha bisogno di nutrirsi, per i vampiri la fame rimpiazza ogni altro desiderio con il suo potente richiamo. L'abbraccio è l'atto di trasformare un mortale in un vampiro. L'abbraccio richiede che il vampiro prosciughi la sua vittima e che ne rimpiazzi il sangue con parte del suo. La bestia sono i primitivi bisogni e le pulsioni che minacciano di trasformare un vampiro in un mostro famelico. Una vena è una fonte di sangue per nutrimento o piacere, comunemente un mortale. Caino è una figura mitica considerata come il primo e più potente vampiro. Alcuni vampiri si autodefiniscono Cainiti, membri della razza di Caino. La Masquerade è l'usanza o tradizione di nascondere l'esistenza dei vampiri all'umanità. Creata per proteggere i vampiri dalla distruzione per mano degli umani, la Masquerade, dopo che l'Inquisizione medievale uccise molti non morti. Ora è finito, le voci nuove le abbiamo lette, le non lette non esistono più e se andiamo su tutto ce le fa tutte. Ora è per questo che io dico che il gioco è molto buono per chi non ha mai giocato a vampiri, perché non solo ti butta nell'ambientazione, non solo ti dà il color, non solo ti dà l'ambientazione, ma ti dà anche conoscenze di lore, senza, cioè, centellinate, senza renderle, diciamo, troppo un pisciatone. Ora, io direi che Embar dice: serata piacevole e rilassante, gioco notevole e molto ispirativo, ma non so se reggerei a giocarlo, ma come fonte di ispirazione è molto valida. Eh sì, in realtà il gameplay dura circa 5-6 ore a seconda di come lo giochi. Io contavo di finirlo tutto con voi e poi vediamo come butta. Allora, la settimana prossima sarò molto impegnato, quindi probabilmente magari nel fine settimana, magari o sabato o domenica, perché durante la settimana non ce la faccio, so già che non ce la farò. Una volta qui si fa salva ed esci, lui lo salva fin dove siamo arrivati e torniamo nella schermata iniziale. Sono le 23:29, noi abbiamo iniziato alle 21:30. Vi ringrazio per essere stati con me stasera.
se avete qualche osservazione, Embar dice 5-6 ore posso reggerle, anch'io. Shadows of New York merita di più, secondo me, a livello di storia. Alessandro dice, gli potrei dare un try, non sembra male. Vedi tu, insomma, a me stanno simpatici sti tizi della Draw Distance, poi hanno anche localizzato il gioco in varie lingue. Se vuoi farti magari le prossime serate insieme a me, lo finiamo tutto. Ah, una cosa importante, una run non basta per finirlo, eh. Bisogna fare più run per completare tutto il gioco, vedere tutti i luoghi, parlare con tutti i personaggi. Io credo di averli visti tutti perché ho fatto 3 run, per cui ho anche tutti gli achievement, per quello che conta. Detto questo, allora vi ringrazio tutti e direi che ci risentiamo per la settimana prossima, magari io sabato o domenica sera. Più plausibilmente sabato perché domenica, insomma, dopo il lunedì si lavora, eccetera, insomma. Allora, ciao e alla prossima volta. Ah, giusto, perché io devo andare su OBS adesso e terminare la registrazione da lì. Prima volta che lo faccio. Speriamo che Dio ce la mandi buona. Ciao, ciao.